Ciao ragazzi, benvenuti all'Accademia Cinematografica di Cose dell'Altro Cinema. Sarò il vostro professore di regia e sceneggiatura. Cosa? Perché fate quelle facce? E perché sono un procione? Che c'è di strano? Un procione non può fare il professore adesso. Voglio dire, i calciatori doppiano i film e voi niente, zitti. Poi un procione simpatico, di bell'aspetto e super intelligente prende una cattedra e tutti si scandalizzano. Cristo santo, e voi sareste il popolo di internet. Andiamo bene, voi dovreste essere quelli con la mente aperta. Comunque sono un procione, che vi piaccia o no, e sono il vostro docente, chiaro? E se sarete attenti, prenderete appunti e studierete con dedizione, non avremo mai problemi, io e voi. Potrei permettere perfino alle ragazze di carezzarmi il pelo a fine anno. Ai maschi no. Procione, con la P. Ok, direi che abbiamo perso abbastanza tempo per oggi. Cominciamo con la lezione vera e propria. Oggi parleremo di come si gira una scena d'azione in modo chiaro. Secondo voi, chi è un regista che gira scene d'azione in modo chiaro? Sì, il ragazzo in fondo. Michael Bay? Ok, d'accordo. Come ti chiami? Antonio. Bene, Antonio. Vedi la porta in fondo? Ecco, varcala e cammina finché non senti che per strada non parlano più la tua lingua. Vai, caro, vai. Non sto scherzando, sparisci! Ok, abbiamo smaltito un po' la classe e abbiamo guadagnato un po' di ossigeno qui dentro. Dicevamo, scene d'azione. Vi è mai capitato di guardare una scena d'azione e di pensare «Wow, non ci sto capendo assolutamente niente, è tutto molto figo, ma che mi prenda un colpo se ci sto capendo qualcosa!» Bene, non è colpa vostra, semplicemente la scena è girata col culo. Il cinema è un linguaggio e come linguaggio ha una grammatica. Non posso dire «se avevo stato più attento non facevo incidente stradale, fa schifo». Ecco, il cinema è uguale, esistono delle regole e porca di una miseria, vanno rispettate. Non è che il primo pirla che si sveglia con le palle gonfie di idee può inventarsi le sue di regole, no signore, le cose o si fanno per bene o non ci si capisce una fava, garantito. Oggi prenderemo in esame una scena d'azione particolarmente ben girata. È tratta dal film Matrix dei fratelli, ora sorelle, in realtà Wachowski. Guardiamo la scena. Qui Trinity, la nostra signorina in nero, deve raggiungere la cabina telefonica per essere estratta da Matrix. Ma c'è un problema, è inseguita. Un camion entra nell'inquadratura, sterza e inchioda, punta verso la cabina. La situazione è chiara, se la ragazza non si sbriga è fottuta. A questo punto Trinity e il camion iniziano a correre e per un pelo... la nostra eroina si salva. D'accordo, abbiamo visto la scena, ma l'abbiamo esaminata? No, non ancora. Lo facciamo adesso. In questa prima inquadratura è chiaro che Trinity stia correndo a ridosso di un muro. Guardate il muro, guardatelo bene. Seconda inquadratura, oh, stesso muro. Quel muro è importantissimo, mette in correlazione le due inquadrature e ci fa capire che stiamo parlando dello stesso posto, dello stesso spazio e che non c'è così tanta distanza tra Trinity e la cabina. E le due inquadrature contengono anche altre informazioni importanti. Nella prima siamo noi a guardare Trinity che corre, nella seconda noi diventiamo Trinity e questo è il suo punto di vista. Per farci calare maggiormente nella situazione. A questo punto entra in scena il camion e anche qui una cura maniacale per i dettagli. Quando il veicolo entra in scena non abbiamo chissà quale consapevolezza della sua posizione nello spazio, ma guardate con pochissimi indizi e senza inquadrature totali come ci fanno capire tutto. Trinity si spaventa mentre il camion inizia a girare su se stesso e i suoi fari puntano alla cabina. A questo punto lo spettatore non ha dubbi, il camion è posizionato di fronte alla cabina, sul lato opposto della strada. Adesso occhio perché ci sono un paio di anomalie grammaticali. Attenzione, eh! E stop! Viste? Vi do un indizio, sono due scavallamenti di campo, ma non sono percepiti come un brutto errore e ci sono dei validi motivi. Ne discutiamo qui nei commenti oppure ne discutiamo sul forum Cineforum su Facebook. Vorrei soffermarmi un attimo su un elemento che forse molti hanno sottovalutato. La cabina. Il vero protagonista di questa scena, per la miseria, è la cabina, perché è l'obiettivo di questa scena. Trinity vuole raggiungere la cabina, il camion vuole distruggere la cabina per impedire l'estrazione di Trinity.
quella cabina è il fulcro di tutta la scena e lo spettatore lo capisce immediatamente. Ecco perché riesce a provare un senso di tensione, perché sa a cosa puntano i due antagonisti. E niente, la scena si conclude con una serie di inquadrature che servono più che altro a creare spettacolo, ma tanto ormai lo spettatore ha capito perfettamente la situazione, non serve più essere didascalici. Una scena d'azione deve avere un obiettivo chiaro e una grammatica impeccabile. Un inseguimento che mostra auto che corrono a zonzo senza farci capire quanto spazio c'è tra le vetture e in che punto del percorso si trovino è merda pura. Una sparatoria spaziale in cui vediamo navi fare fuoco ed esplodere senza che si sappia chi ha colpito chi è una merda. Ogni scena in cui lo spettatore non ha ben chiaro il rapporto tra azione e reazione, tecnicamente parlando, è merda. A meno che non si desideri trasmettere confusione, allora ok, ma parliamoci chiaro. Chi diavolo vuole che del suo girato non si capisca una minchia? Avete preso appunti? Davvero? Bravi. Ok, per oggi è abbastanza. Qualcuno di voi ha del fumo?